Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro in questo nuovo video. In questo video vi parlerò un po' dei glitch, di quello che diciamo sta succedendo e delle conseguenze che potrebbero esserci se fate appunto i glitch. Prima di cominciare però vi invito semplicemente a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi. Inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. E detto questo, iniziamo subito con il video. Come avete visto ragazzi, ultimamente la Rockstar sta patchando veramente molto velocemente i glitch. L'ultimo glitch che ho caricato, appunto quello là del deathmatch, è stato hotfixato 2 giorni fa, quindi al momento non funziona più. Però comunque sia, penso che la maggior parte di voi abbia fatto veramente moltissimi soldi, appunto sfruttando quel glitch. Appena verrà scoperto un nuovo glitch, lo porterò subito sul canale, in modo che possiate continuare a fare altri soldi su GTA. Una cosa che in tantissimi mi avete chiesto è appunto se bannano facendo i glitch. Questo perché? Perché molti youtuber, cioè non molti ma alcuni youtuber, dicono che chi fa uso di glitch appunto viene bannato da GTA Online o addirittura da PSN. Quindi addirittura se voi fate glitch vi bannano la PS4. Una cosa che solamente a sentirla dire io mi metterei a ridere, visto che è veramente una stronzata assurda. Nessuno è stato mai bannato da GTA Online per uso di glitch e penso che mai accadrà. Ma finché ragazzi voi fate glitch non succede assolutamente niente. Ma se invece avete un account moddato o comunque soldi moddati o quel che è, il rischio già aumenta. Ma se fate glitch ovviamente utilizzate un bug del gioco, quindi il rischio non c'è assolutamente. Io raga faccio glitch da quando è uscito GTA Online e non mi hanno mai bannato da GTA Online, anche perché comunque io faccio video su YouTube. Il rischio per me è molto più alto rispetto a un giocatore normale, visto che comunque io metto nei miei video il mio gamertag, dove appunto faccio vedere che faccio glitch. Quindi tranquillamente potrebbero bannarmi, però comunque questi qua sono errori del gioco e penso che il ban per uso di glitch sia l'ultima cosa da pensare. Per non parlare poi del ban della console, quindi una cosa che non fanno nemmeno per chi ha un account moddato, quindi figuriamoci se bannano una console per i glitch. Quindi potete stare tranquilli, perché con i glitch non bannano, non l'hanno mai fatto e mai lo faranno. E quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Era solamente un video per parlarvi un po' di questa questione dei ban per uso di glitch, visto che ultimamente in tanti me lo stavano chiedendo. Quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Molto presto usciranno altri glitch, appena appunto verranno scoperti. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.